Lei era presente l'11 agosto Sicuramente, del 40. Ero a Piazza Colonna, venivo da Piazza Valderina. Quanti anni aveva? 12-13. 12-13 anni. Cosa è successo? Si ricorda? Ha visto l'aereo? Che... Sì, mi ricordo perfettamente tutto, perché sentì subito la sirena. Dopo la sirena sorvolò a bassissima quota, che mi impaurì pure un... Un aereo che mandava da Scia Bianca. E appresso a quello, guardando il cielo, vedi tanti aerei sopra me, ma erano tanti. Che sensazione ha avuto? Insomma, ero un ragazzo, però abbandonare la bicicletta, mi persi addirittura, portavo i sandali, mi persi i sandali per correre a casa che abitavo vicino al Teatro Verdi. E a casa cosa avete fatto? Mi aspettavano mamma e papà e siamo andati subito al rifugio che era in via del tribunale, dove era il tribunale vecchio, che era una trappola tra l'altro, perché se cadeva da bomba lì era fatto. Invece fortunatamente è accaduto. Del pomeriggio siamo ritornati fuori, che c'è stato allarme. Quando siamo andati a Piazza Corona di nuovo per andare a Via Venezia, perché si andava a piedi, era un disastro, perché il Palazzo Vannozzi era venuto giù più della metà e quindi c'era una montagna di macerie. E poi dovevo passare sopra queste macerie e c'erano già morti lì abbastanza. Li ho visti. Poi, sempre a piedi, da Piazza Valderina siamo andati a Via Venezia. E non le dico i morti di qua di là che c'erano, erano tanti, giovani e anziani. Non si scorderà più, vero? Mi diceva che avevano fatto una camera ardente con tutte le persone. Sì, erano tre, mio cognato, il comandante della fabbrica d'armi, il maggiore, non mi ricordo il cognome, e un altro ufficiale. Poi andavo al cimitero per vedere dove lo sistemavano. C'era all'ingresso del cimitero e dietro la chiesa, dove c'era la cappella mortuaria, pieno di morti, messi uno sopra l'altro, così portati là. E quindi è un ricordo tristissimo che è rimasto impresso per tutta la vita.